Provare a partire sì, ma come fare? La domanda che si fanno gli afghani che provano ad avvicinarsi all'aeroporto di Kabul in queste ore nella speranza di riuscire a prendere il primo volo per lasciare il paese ormai in mano ai talebani che, armi in pugno, fermano i civili ai checkpoint, bloccando l'accesso all'unica via di fuga certa. Ma l'esodo continua via terra, il 90% dei profughi afghani si trova nei paesi limitrofi, Iran e Pakistan. Solo nelle ultime settimane il numero complessivo di coloro che attraversano illegalmente la frontiera è aumentato del 40%, mentre gli stati membri cercano di approdare ad una soluzione condivisa sull'accoglienza. Tutti se ne vogliono andare, chiunque è istruito in particolare. Penso agli accademici. L'apertura di corridoi umanitari è difficile perché bisogna contrattarli con i talebani. Questo significa dare loro una legittimità politica che molti paesi in Occidente non vogliono dare. Questo spiega anche le contraddizioni che leggiamo nelle dichiarazioni diplomatiche. La cancelliera Merkel ha chiesto il massimo impegno per sostenere Pakistan e Iran, entrambi confinanti con l'Afghanistan. E mentre gli sforzi dei singoli paesi per evacuare i connazionali sono ancora in corso, il presidente del Consiglio Draghi ha ricordato che la cooperazione tra i paesi europei è fondamentale per garantire l'accoglienza e la sicurezza. Lo spettro è quello della crisi migratoria del 2015, così venne chiamata, che ha dato fiato alla AfD tedesca, all'estrema destra, e quindi ha avuto un costo elettorale stimato troppo alto da parte dei leader che appartengono al consenso liberal democratico in Europa. Questo fa mettere in atto misure preventive che saranno oggetto probabilmente del dibattito dei prossimi giorni. L'Europa va in ordine sparso, si va da Orban che dice gli ungheresi non pagheranno il prezzo dell'ignavia americana, fino al rinfocolarsi del dibattito in un paese come l'Italia. Secondo le stime dell'ISPI, dal 2008 ad oggi i paesi europei hanno valutato in tutto 600.000 richieste d'asilo da parte di afghani. Di queste ne hanno rifiutate 290.000 e i rimpatri sono stati oltre 70.000, numeri che fanno pensare che sono ancora molti i cittadini afghani che vivono in modo irregolare in Europa. Sul tema dei rimpatri forzati verso l'Afghanistan, Human Rights Watch, insieme ad altre organizzazioni, ha chiesto che questi vengano sospesi a causa della crisi che sta vivendo il paese. Alcuni paesi hanno scelto di interromperli ed è il minimo che potessero fare. Ciò di cui abbiamo bisogno è un impegno concreto per facilitare le evacuazioni e aiutare le persone ad essere ricollocate. Le persone fuggono per trovare un rifugio immediato, ma poi devono trovare anche un luogo dove vivere. La commissaria europea per gli affari interni ha ribadito il no ai rimpatri forzati. Intanto Roma si sta preparando a discutere della crisi afghana nel corso di un G20 straordinario che dovrebbe tenersi nella capitale a settembre, prima del summit conclusivo dell'anno di guida italiano di fine ottobre. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.